tutti i Dreamers, miei amatissimi sognatori, io sono Francesca e bentornati sul canale, bentornati in un fantastico, fantastico video news di Adopt Me! Pokémon! Ragazzi, annunciato l'aggiornamento di Halloween, è stato appena annunciato l'aggiornamento di Halloween, sono stati spoilerati tutti, non ho parole. Cioè, raga, questo giovedì arriverà l'aggiornamento di Halloween e noi saremo in live per assistere a quell'aggiornamento. Sì, detto aggiornamento troppe volte. Cosa ho appena detto? Ho già detto aggiornamento un po' troppe volte. Ma se siete curiosi di vedere questo video, se anche voi siete curiosi di vedere i pet, cosa ci sarà in questo aggiornamento, mi raccomando, lasciate un bel mi piace adesso, iscrivendomi al canale, campanella, Instagram, TikTok, tutto sarà giù nei commenti. Poi ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram, soprattutto su Instagram, perché adesso lì vi farò vedere un po' tutto il percorso della dieta, perché ho ricominciato la dieta, vi farò vedere cosa mangio, vi farò dei sondaggi per capire le cose delle live, che snack assaggiare e così via. Quindi mi raccomando, mi trovate come French Dreams Official. Cliccate il link in descrizione per andarmi a seguire, è super importante. Oggi ci connettiamo per il 732° giorno, prendiamo i nostri 50 dollari e a livello di stelline siamo a 117, mancano un po' per la Woman Bubble. Questa settimana andremo a prendere anche la Standard Chest, quindi la chest dello scam e poi c'è anche l'altra. Ok, va bene. Ok, andiamo su close. Abbiamo la tutina Dreamers. Ciao amico, fai invecchiare un pet mentre sei da bambina. Ok, va bene. In realtà, prima di andare a parlare di cose, ci scriviamo sempre un piccolo ovetto, perché sapete, io sono alla ricerca dell'alicorno, dell'Ancient Dragon e dell'asnello normale, perché poi alla fine è del manekineko, volevo dire. Quindi sono davvero super pronta. Mi manca il manekineko, sì, ma vorrei comunque andare verso i Royal Egg. Per avere appunto il... Non è che ci sono stati messi anche qui? No. Ok. Vabbè, mi mancano sempre questi due. Magari dicevo, ci sta qualche spoilerino un po' più accattivante, ma non credo. Origin, vediamo un po'. Se vado nella H, Halloween, no. Ok, abbiamo Halloween 2019, Halloween 2020. E quello dell'anno scorso aveva dei pet davvero carinissimi, perché avevamo i tre tipi di Mummy Cat. Poi c'era il The Evil Douchebag, che anche era simpatico. Questo, il Dragonite, che costava un botto di soldi, Scarabeo. L'unica cosa che mi fa storcere un po' il naso, vabbè, bevi qui, riguardo questo nuovo aggiornamento è il pet, un pet che ho visto perché è stato spoilerato un paio di giorni fa su Instagram, ovvero il basilisco, quindi un serpente gigante, ma anche no, dato che i serpenti e i ragni mi fanno parecchio senso, però ok. Basilisco. E dovrebbe esistere anche in due versioni, basilisco normale, basilisco normale e Evil Basilisco, ma non so, non ho ben capito proprio tutto, perché io il video di Adopt Me, il video news, non l'ho visto ancora, quindi non avendo... Oh, ci fa vedere anche in casa quante persone ci sono, ok. Vabbè, sì, sto per utilizzare il tuo bagno, quindi vai. Dicevo, è carina la cosa così, ci dovrebbero essere di nuovo i minigiochi, quindi si comprerà di nuovo tutto con le candy, ci saranno quindi tantissimi video. Ho detto grazie per aver pagato, è una cosa che secondo me fanno poche persone. Andiamo a giocare, sì, quindi ce ne andiamo per gli strollers. Non ricordo che cosa stavo dicendo, ma vabbè, si sta per schiudere il nostro uovo, quindi poi andremo subito a vedere il video di Adopt Me, andremo a vedere cosa hanno annunciato su Twitter e quindi a poi il countdown. Raga, io sono carichissima perché vi ricordo, questo giovedì alle 16:45 saremo in live sul canale per assistere al nuovo aggiornamento. Vi lascerò la scheda alla fine del video per andare appunto alla cosa. Ma si può colorare la benda del gatto! Ma è fantastico! Cioè, con il nuovo aggiornamento, raga, potete fare
Le bende colorate, ma è fighissimo. Dopo ci andiamo a provare. E in live, raga, poi faremo il nuovo outfit per tutto l'aggiornamento di Halloween. Ok, si è schiuso l'uovo. Ok, non ho fatto in tempo nemmeno di dire trovatemi la licorno. No, Danke. Cioè, io ho comprato il. Vabbè. Prendiamo un pet fly in realtà. Ah no, voglio colorare il pet. Voglio colorare il pet. Quale coloriamo? Il bianco. Poi andiamo a vedere assolutamente il video, raga. Sono troppo felice. Allora, per prendere queste cose devo essere per forza parrucchiara, quindi vabbè. Sì. Allora, bimbo, posizionati qui. E voglio una bella tintura lilla. Vai. Dimmi che si colora subito la. Mi si è colorato il pet. Io volevo le bende lilla. Perfetto. Se continuo. Perfetto. Non è quello che volevo purtroppo, ma ok. Sì, non è andata bene, non è andata come previsto. Allora facciamo così, io resto qui, mi siedo e nel frattempo facciamo soldi. Cioè, li faccio i 50 dollari che ho dato alla tipa. Siamo sul canale YouTube di Adopt Me, Biggest Halloween Event Begins. Inizia il più grande evento di Halloween, nuovi spooky pet e Halloween Shop con i minigames. Quindi, ok, sono pronta. Allora, non c'è Jessie, c'è Matt. Quindi, ok. Ciao Matt, perché sei qui e non c'è Jessie? Jessie non si sente bene questa settimana. Va bene, gli auguriamo tutto il meglio. Buona guarigione, Jessie. Feeling better. Questa settimana, allora, posso già vedere una nuova casa. Nuova casa Halloween, non mi sconfinferà, non compreremo la nuova casa, ragazzi. Questo sarà il più grande aggiornamento di Halloween mai fatto da Adopt Me. Quattro ben, ci saranno ben 4 settimane di aggiornamento. Ok, questo inizierà. Che cos'è questo suono, bro? Ok, era l'amico che stava colorando il suo pet. Quindi questo giovedì inizia Halloween. Allora, ragazzi, un grande spooky shop sta arrivando su Adoption Island. Allora, vedo un nuovo veicolo. Lo shop resterà qui per 30 giorni. Ok. Vedo un nuovo veicolo, diversi accessori, questa cosa con un punto interrogativo, una casa che si vola, accessori e questi sono i pet. Abbiamo i basilischi, Evil è normale, lo Shadow Dragon che avete visto magari anche in copertina, è quello che era stato spoilerato. Ok, poi ci sono questi due pet che non so che sono, vedete? Vedete, abbiamo i due cosi e questo, ok, va bene. Ok. Basilisk, ok, c'è il basilisco, lì. Avevamo indovinato il nome, ragazzi. Allora, sono troppe informazioni e mi sto impallando tantissimo. C'è il basilisco, l'Evil Basilisco e il Lava Dragon. Ragazzi, avevamo indovinato il nome, Lava Dragon. Con nuovi veicoli come la Shadow Bike, ok, e lanciacoltelli, petware, ok, giocattoli. Allora, fermi. Slug, quindi lumaca. Abbiamo la lumaca che costerà 9.000 candy. Mi sembra un pezzo, però bisogna capire quanti candy. Vabbè, iniziamo sempre così. Basilisco 25 alla faccia. Questo non esce scritto perché sarà costerà Robux sicuramente. Quindi, ragazzi, un piccolo giveaway su questo ce lo facciamo. È arrivato il momento di un bel giveaway, mi sa. E poi, quindi, poi abbiamo la chimera che ha tipo la coda di un serpente, tosse. Ok, leone, serpente, capra.
ok? E costerà 110.000 candy, ok? Mentre questo 60.000, ok? Quindi per il momento questo, la chimera, è quello che costa di più in assoluto con i candy e... ok? E vabbè, come se avessi tre petti in uno, ma vabbè. E ci saranno ben due minigiochi. Abbiamo il spliff, dove dobbiamo restare tipo sul ring e non essere sballozzolati via, ok? E Simon dice... Dove devi ascoltare il Bunny, ma devi ignorare il Levi l'unicorn. Ok, e poi aggiungeranno nuova fornitura. Ok, ok ragazzi, si prospetta. Tutto questo sarà questo giovedì. Ok. Ogni giovedì, ogni settimana ci sarà un nuovo aggiornamento di Halloween. Cioè aggiungono cose all'aggiornamento di Halloween. Ok, ok, va bene. E poi si parla delle RGB cose. Ok, raga. Allora c'è da dire, i pet ci azzeccano un sacco con il tema spooky e Halloween, basilisco, chimera, non tanto la lumaca, ma ci azzeccano tantissimo, quindi ci stanno per me i pet, visti così ci stanno alla grande, poi dobbiamo vederli un po' più da vicino. Ma tra questi 5 pet annunciati, qual è il vostro preferito? Vi inizio già a dire che il mio è Lava Dragon, non vedo l'ora di averlo, chissà Neon come sarà, non riesco ad immaginarlo. Spostandoci su Twitter, era stato annunciato questo piccolo pezzo di mappa dove si vedono tipo dei giochi, il minigioco e il veicolo che si muove, quindi si vedeva soltanto questo, e poi qui era stato annunciato Levil Basilisco. Curioso, mi piace tantissimo che abbiano ripreso i colori del Levil Unicorn, nero e rosso, ci sta, e anche del Levil Bassotto. Ci sta che siano bianchi, voglio dire che siano rossi e neri. Ci stanno alla grande, per me va benissimo. E qui poi ragazzi abbiamo il countdown, Halloween countdown. 6 ottobre alle 17. Ragazzi, noi il 6 ottobre saremo in live alle 16.45. Vi lascio qui, qui vi lascio qui la scheda per andare a cliccare sulla live. Cliccate sulla live e attivate il promemoria, cliccate sulla campanella, così verrete avvisati quando la live sta per iniziare. Così in questo modo non perderete assolutamente la live. Ragazzi, no, sono troppo euforica. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Vi saluto, ci vediamo domani alle 15 con un nuovo fantastico video. Ciao!